Ciao a tutti, sono Cristiano De André, bentrovati e ritrovati. Partirò quest'estate con un tour che si chiama De André canta De André, canterò le canzoni di mio padre, visto che molti lo stanno facendo, ho pensato di farlo anche io, visto che sono il figlio del canto da quando sono piccolo, e quindi quest'estate ci sarà anche l'originale in giro. Senti, ma ci puoi raccontare un po' la genesi di questa La genesi è presto fatta, ho avuto dei consigli e delle richieste da parte di manager, prima da Angelo Carrara, dal mio manager, che però poi ha fatto altre cose, si è un po' perso, e poi è arrivato Michele Troppedine con Bruno Sconocchia e mi hanno convinto a fare questo tour, che è una specie di ponte per poi arrivare al mio disco, che sono 5 anni che sono fermo per varie cose, vicissitudini non così piacevoli, nel senso che da mio padre che è scomparso, qualche anno dopo mia madre, no? Mi sono un po' bloccato musicalmente. Questo è anche motivo per poi sbloccarmi, per riuscire a riprendere in mano un po' le mie cose. Senti, sarà la prima data sarà un po' un momento speciale per superare l'emozione della prima volta. Sì, certo. La prima data, poi figurati, è sempre quella dove la tensione è ai massimi, no? Partirò da Torino, dalla Reggia di Venaria, che è un bellissimo posto, ho un bel po' di date belle che sono state in giro. Quindi toccherò città importanti d'Italia, da Firenze a Parma, a Roma, a Bologna, poi anche a Taormina, eccetera, in Sardegna. In Sardegna sarà sicuramente una data speciale. In Sardegna sarà speciale, sì, perché poi è la mia seconda casa, diciamo. Senti, vabbè, ti dico solo che ovviamente con tutti gli auguri che possiamo mandarti noi di Repubblica, perché sennò appunto. Grazie. Grazie a voi.